Allora, ciao ragazzi, e parto subito perché volevo dire che il vlog di questa settimana farà schifo. Il vlog di questa settimana farà schifo perché 6 giorni su 7 in questa settimana sono passato più o meno in questo modo. Però tutto ciò non mi toglie il fatto che io pubblicherò il vlog ogni settimana martedì. Il vlog della settimana scorsa è durato, mi pare, 11 minuti o qualcosa, ora non mi voglio andare a vedere. Però il fatto è che questi 11 minuti sono stati tagliati da 2 ore e mezzo di video, per cui io ho ancora un monte di materiale da mettere, per cui io in vlog di questa settimana, visto che c'è questa un po' di carenza del materiale da mettere, volevo schiantare un po' dei video della settimana scorsa che non sono male per nulla. Eccoli qua. Northside coolin' shorty, yeah, that's where I stay. Heard you was a lame boy, get up out my face. And my ex keep calling, swear that she be in the way. And I need a thick red bone, shorty where I lay. Bad bitch in LA, tell me that she made the trip. Shorty bad as hell, yeah, with them college journalists. Uber every fucking where, pre-rolls in my VIP. Canada John, yeah, I think that bitch from the States. Shorty wanna kiss me, but I know she sucking dick. Shorty Siamo usciti in questo momento dal locale, del club, però siamo usciti un'ora dopo che siamo entrati. E il motivo per cui siamo usciti è perché non ci piaceva la musica, troppa gente e tutte le altre cose. Però diciamo, ho la sensazione, perché ora insomma siamo un po' più grandi rispetto a prima, tutti i locali di divertimento non sono ugualmente, cioè non sono così divertenti quando uno è sobrio, in poche parole. Qualche anno fa, quando si andava, eravamo più giovani. Quando uno entra in locale e si sente un po' al disagio, diciamo fuori dalla sua zona di comfort, deve bere per un po' per socializzarsi. Invece noi, diciamo, abbiamo bevuto il giusto un bel po' di tempo fa. E proprio, cioè, i locali notturni non ci fanno proprio un cazzo, sinceramente. Cioè, non lo so, chiamate che sono vecchio, è una serata così che non ci piace la musica, però il fatto è quello che, insomma, non si diverte ugualmente quando uno è sobrio rispetto a quando uno... Vuoi fare ora? No, scherzetto alla mia cara mammina, che casualmente, ironia della sorte, quando siamo andati a lavare la macchina e ho trovato la macchina di mia mamma. Oddio, porca troia. Fallo con una linea così bruttina. Ciao mammina. Ciao mamma. Mamma, senti, io sono venuto qui alla macchina, l'ho trovata, ma c'è una cosa e mi hanno... qualcuno ci ha fatto uno spregio, cioè qualcuno ci ha spruzzato, non lo so, sembra una bomboletta spray, un tipo. So, scendi e si guarda. E mia mamma è super suscettibile per queste cose. Sì. Si incazzerà tantissimo. Sì. Ma... è stato un piacere. Fai piacere mio. Sì. Cancellano. Ah? Cancellano. Perché?
ti denuncio. No, non lo dice. No, Fabio, però almeno hai fatto il codicino piccolo, perché sennò li facevi tipo un codicino enorme su tutte le finestre, sicuramente ti buttava via di casa o qualcosa simile. Cioè il minimo sarebbe stato quello. Però per quanto riguarda la settimana prossima, io sono veramente... qual è la parola? Cioè, allora, io questa settimana ho programmato un paio di cose da condividere con voi che io sono veramente... voglio già farli subito, ora, in questo momento, perché sono fighe, sono le cose che io non ho mai fatto, e appunto ci saranno il vlog della settimana prossima. E ci vediamo la settimana prossima. Pow!